Cassola, questa è una trasmissione di cinema. Comincerò col domandarle, lei va a cinema? Ma sai, io vivo attualmente a Marina di Castagneto, in provincia di Livorno, che è un posto assolutamente solitario, fuori stagione, e dove non esiste il cinema. Per cui al cinema, quando sono lì, non ci vado mai. Senta, ma anche non andando a cinema, anche se lei non ci va, certamente sa che molto del cinema di adesso e del cinema di successo è cinema catastrofico. Sì. Sì, questo lo so e direi che Ha non avuto occasione di pensarci sopra? sì, è un fenomeno che non mi va affatto perché io penso che in questo modo la gente esorcizza i propri terrori, no? Cioè di una cosa seria, che dovrebbe essere una cosa seria, la cosa più seria che ci sia, ne fa invece un motivo di esorcismo e di in fondo di tranquillità, no? E di divertimento, no? Le 2 ore passate al cinema. Senta, qual è questa cosa seria, la cosa più seria che ci sia e che abbiamo paura di affrontare? Facciamone il nome, qual è? È la fine del mondo. Questa è la cosa seria di cui la cultura dovrebbe occuparsi, invece non se ne occupa. Di qui la disinformazione culturale, la disinformazione giornalistica, la disinformazione cinematografica, di tutti i mezzi. Senta, ma lei parla della fine del mondo, per via di un ipotetico conflitto atomico o per un incidente atomico? O per via di un ipotetico conflitto atomico. La terza guerra mondiale condotta con le armi atomiche significherebbe la fine della vita sul pianeta Terra. Oppure per una tragedia ecologica. La causa comunque è sempre la stessa, la divisione del mondo in stati sovrani. Quindi, siccome nessun indirizzo di pensiero e nessuna forza politica di rilievo si fa di questo problema il problema centrale della propria meditazione, della propria azione, il mondo è condannato. Ma se non bisogna distrarsi da questo tema centrale, che è quello della guerra, della catastrofe atomica, della catastrofe nucleare, allora il suo discorso vale non soltanto per il cinema di catastrofe, ma per tutto, Per cioè i tutto. racconti di avventura. Per Ecco, i tutto. giocattoli, noi siamo a Natale, siamo fra Natale e Capodanno. Sì. Il problema che ancora angoscia i genitori, se regalare giocattoli di guerra ai loro bambini, lei Ma come lo vede, risolve? vede, la guerra non scoppia perché i bambini giocano con i giocattoli di guerra. Si possono regalare allora. Sì, secondo me si possono regalare. La guerra scoppia perché è infantile la mentalità dei governanti e purtroppo anche quella dei governanti. Quindi il pericolo non è nei fanciulli, ma negli adulti falsamente tali che sono in realtà dei fanciulli. Senta, si ricorda di un film pacifista, veramente pacifista, che abbia No, visto? no. No, perché anche i cosiddetti film antimilitaristi, alcuni molto belli, non so, Orizzonti di Gloria o Sì. L'Ovest Niente di Nuovo, Uomini Contro, no? Non sono veri e propri film antimilitaristi, sono contro un certo aspetto della guerra, per cui lo spettatore esce da quelle sale pensando che se non ci fosse il generale cattivo, oppure se la guerra non assumesse quelle forme lì che assume, se non ci fosse la decimazione, se non ci fossero queste cose, queste brutture, la guerra, insomma, non, il film antimilitarista, come lo concepisco io, è un film che combatte il principio della guerra, cioè il principio della difesa. Quella forza di rinnovamento, che è la sola speranza, poi d'altra parte, del mondo, si è, diciamo, meglio definita, no? Ma sempre in modo più o meno vicino alla verità, ma sempre in modo sbagliato. Io parlo ora delle due ideologie fondamentali della sinistra, l'ideologia marxista, no? Secondo la quale il militarismo è una conseguenza di una certa economia, no? E poi l'ideologia anarchica, secondo cui il militarismo è una conseguenza dello Stato. Ora l'ideologia anarchica è più vicina alla verità, ma non è ancora la verità, perché in realtà non è che lo Stato abbia prodotto il militarismo, è il militarismo che ha prodotto lo Stato. Lei sa che c'è chi sostiene una tesi che è esattamente opposta alla sua, e cioè proprio perché la terza eventuale guerra mondiale sarebbe una guerra atomica, proprio per questo si ha troppa paura a farla e non si farà.
questa è un'illusione, è la più grande delle illusioni, ed è l'illusione che va combattuta, appunto, perché non so quale uomo di Stato americano ha detto: gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sono come due scorpioni in una bottiglia. Lo scorpione può ammazzare con un colpo di coda l'altro scorpione, però sa di essere ammazzato a sua volta, e quindi, come dire, non si faranno mai la guerra perché sanno di distruggersi a vicenda. Ma se lei mette due scorpioni in una bottiglia e ripete per mille volte di seguito l'esperimento, questi scorpioni si ammazzano a vicenda. Uno appena vede l'altro, subito il primo pensiero è di ammazzarlo. E così faranno anche gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Si distruggeranno a vicenda e purtroppo distruggeranno anche il mondo. Quindi la fine del mondo è sicura. Because tonight, we're known to...